Ok, ci siamo. Dimitri. Allora, formiamo le due macchine. Affermativo. Ma fai aprire le porte. Oh. Sia penitenziaria per polizia di Ok. Stato. Salve, collega. Salve. Dov'è il commissario? Interrogativo, avete pattuglie Lì là. disponibili? Allora, ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ragazzi. Siamo qua con Pazzo, con Daniele. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, stasera portiamo una cosa molto particolare Ricevuto, ci dove servirebbe per una ci è traduzione. stata richiesta tante volte e quindi la stiamo riportando. La polizia penitenziaria, perché si meritava uno spazio doveroso anche lei e quindi faremo questa Dare scorta Bibbia, dia quel deficiente di di un messaggio. Siamo a detenuto Rebibbia. con Ragazzi, i sì, colleghi della certo. penitenziaria. Buonasera a tutti, Ok, ciao ragazzi, Armer, buonasera adesso a tutti. entriamo subito nel vivo del gioco. Così vi Andiamo. facciamo, vi spieghiamo tutto. Ma cosa vuoi spiegare? Ma smetti. Ok, eccoci qua, perfetto. Qua davanti a noi abbiamo Magagna, Tempo che la Daniele, perché ci stanno facendo una foto, la Pazzo. passiamo. Oh, Anto, grazie per il supporto, grazie mille, caro. Avete chiamato? MDS. Sì, aspetta. Sì, il tempo che formano una pattuglia, Ok, tre prime ci da siamo. Francesco. Ciao Luca. Stanno arrivando? Bastonata. Sì, tre prime. Ok, perfetto. Commissario? Com'è? Dimmi, aspetto. Ok, perfetto. Oh, mi Allora, ricordo ancora i carri della penitenziaria, pensa a te che bello. io sono ispettore, commissario Gli e poi c'è assistenti. l'assistente. Ci sono i due Sì, due assistenti. I assistenti. due Che ci assistenti. assistono. Assistono, Ecco. sì. Sì, Ciao assisto. Quando ti Leo, ma... ciao Vabbè, MDS, niente, ciao. assistiamo. Assistiamo. Assistite e basta, non dovete fare Assistiamo. nient'altro. Voi manganellate il momento giusto. Ecco. Ispettore, ispezione. Ispettore ispeziona stasera. E Il commissario, commissione. Ma... l'assistente assiste. Vabbè, allora, Assiste. facciamo così, vedo troppe macchine, quindi facciamo un furgone e la Giulietta, o il Fremont comunque. Basta. Fremont. Siamo in quattro. Vabbè, o recluti altri due così a cazzo di cane. Sì, ormai. diciamo, tra Vai. quelli di là sopra non si può? Ormai è tardi, ragazzi. Ma Siamo. il detenuto dove dobbiamo, cioè, Ok. dove deve essere trasportato il detenuto? Il detenuto deve essere trasportato al comune perché deve svolgere delle pratiche importanti. Ok. Ah, ok. Vabbè, lui è dislesso. Ok, Lavoro pratica, pure su ok. Faivemme, veramente, ragazzi. Lavoro pure su Faivemme. Oltre al lavoro non mi basta, vengo anche qua a lavorare io. Ok, Ciao, allora. Alessandro, ciao. Ciao, Commissario, Capitan Lion. voi siete la Indy. Indy. Ok. Indy Ok, voi Farm. siete la Indy che portate il Mercedes. E Ok. noi andiamo con la Giulietta e staremo ovviamente avanti a voi. Ok, Ciao Matti. Ok, apertura del comune. Va bene. noi siamo Charlie. Ok. Charlie? Charlie. Noi siamo Charlie e loro sono Indy. Ok. Quindi comunicheremo via radio così. Vabbè, quindi dobbiamo trasportare al comune, Esattamente. ma che deve fare al comune il detenuto? Deve svolgere delle pratiche importanti. È stato convocato in comune. Ah, ok. Perché c'è il tribunale, quindi deve fare una specie di processo. Ok. Ok? Va bene. Quindi io direi di fare così, ragazzi. Allora, dato che il Fremont ha diciamo anche funzioni di polizia stradale, Sì. magari lo utilizzeremo dopo se rimarremo senza far niente, Va bene, fondamentalmente. va bene. Ok? Quindi usciamo adesso con la Indy e con Charlie. Va bene, va bene. Ok, perfetto. A sto punto direi che si può iniziare. Perfetto.
Come sa, io e l'assistente andiamo a prendere il detenuto. Ok. Mi sa che stai andando la polizia, eh? Sì, sto sentendo le sirene, infatti. Ok, al massimo ci danno supporto, non lo so. Li mettiamo in coda. Assistente, la polizia ci ha dato il loro supporto? Sì, affermativo. Okay. Stanno in loco o arrivano qua? No, arrivano qua. Ah, arrivano proprio qua. Diretti okay. Qua. Volendo potrebbero rimanere in loco, eh? Potrebbero. Allora aspetti, io lo comunico. Sì, ci troviamo direttamente al comune. Ok. Polizia penitenziaria per polizia di stato. Va bene, noi andiamo a prendere il detenuto intanto. Rettifichiamo la posizione, ci vediamo direttamente al comune. Come sa, ogni tanto questo perde l'uso delle orecchie. Il comune è comune export, giusto? Sono già qua a Rebibbio, scusatemi. Quindi ormai il comune è in centro, vicino al concessionario. Vicino al concessionario? Affermativo, un attimino. Sì. Perfetto, ok. Sì, sono qua ragazzi. Ah, ok. Ricevuto polizia di stato, allora venite pure. Allora, fai una cosa. Ora, adesso partiamo insieme, però magari se loro ci dovranno dare supporto in anticipo. Cioè, dovranno andare avanti parecchio e poi avanti supporto. Voi della Indy, magari ci date... state in contatto anche con loro, eh? Eventualmente allora li facciamo... Quindi, magari fai così. Assistente, April, stai in contatto con loro, comunichi al commissario, il commissario comunica con me della Charlie. Ok, va bene. Va bene? Va benissimo. Perfetto. Buonasera. Buonasera, colleghi. Buonasera. Buonasera. Quindi? Allora, colleghi, adesso vi spiego cosa si fa. Perché io sono assistente, siamo tutti gradi alti. È assistente, deve assistere. Allora. Sì, ma guardi, mi dissocio pure io, collega. Ragazzi, abbiamo questa traduzione di questo detenuto, si chiama Preziosi, è del circuito alta sicurezza, quindi dobbiamo andare con... Ah, Francesco, ciao. E praticamente lo portiamo al comune, perché deve fare una sorta di udienza. Deve fare un'udienza, ragazzi. Ok, se voi ci... noi andiamo con due macchine. Quindi andiamo avanti con la Giulietta. E poi c'è il furgone dietro. Magari se voi ci date supporto più avanti. Magari. Ciao fornitura, saluto. Maria, grazie per sì. Noi, basta che voi ci date supporto, state un po' più avanti rispetto a noi. Magari se mi posso permettere, eccetera. Se andate in avanscoperta al massimo. Va bene. Datemi solamente un secondo. Sì. Noi intanto siamo dentro, vogliamo andare dentro. Andiamo a prendere detenuto. Dai, andiamo dentro. La collega rimane fuori, ovviamente, che non può entrare nel sezione. Vabbè, la assistenza Federica può rimanere qua. Sì, no, non può entrare nelle sezioni femminili. Va bene. Ok, ho preparato il furgone, perfetto. Andiamo appena il detenuto, ragazzi. La collega deve rimanere dietro perché qua è dove è il reparto maschile. Quindi esattamente. Un po' più pericoloso, insomma. Quindi andiamo noi a prenderlo dentro, questo criminale. Se apre la porta. Non è un criminale, è un detenuto normalissimo. Apri la porta. Ok, qua ci sono le sezioni, dovrebbe essere qua nel reparto. Ok, chiudiamo la porta. Okay. Dovrebbe star là? Okay, sta sì, lì? Sì, è qua, lo vedo. Ok. Aspetta che io chiudo le porte dietro di me, collega. Sì, chiudi, grazie. Ok, chiudiamo le porte, non si sa mai. Ok. Ok, chiudiamo pure questa. Perfetto. Buonasera, Preziosi. Buonasera. Niente, dobbiamo andare un attimo in tribunale, si metta la maglietta, si vesta, si prepari, do magari un minuto di tempo, va bene? Va bene. Ok, si vesta, dai. Ok, si veste, metta la maglietta, che poi andiamo. Quanto è pronto, andiamo, eh? Ci sono, ho messa. Ok, adesso le apro la cella, allora. La cella, allora. Ok, prego, può uscire. Ok, rimanga qui un attimo. Si giri verso la porta, per favore. Ok, perfetto. Controlliamo un attimo. Portiamolo intanto qui fuori, collega. Ok, venga, segui il collega.
Venga, venga, segua, segua il collega. Venga, venga. Andiamo. Ok, entri qua, perfetto. Un attimo solo che facciamo la preparazione. Ok, stiamo adesso, preparando il detenuto. Adesso le metterò le manette. Si fermi un attimo. Mi sa che mi sono fatto male, ho perso un po' di sangue dalla gamba. Come si è fatto male? Dopo andiamo all'ospedale, non c'è problema. Come si è fatto male? Sì, forse in cella, non so. Va bene, va bene. Ok, rimanga così. Perfetto. Venga, venga. Ci seguo, ci seguo. Stiamo uscendo fuori con il detenuto. Detenuto, aspettiamo. Ok, riesci a seguirmi? Perfetto. Venga. Ah, seguo, seguo. Vai collega, vai avanti, per favore, vai avanti. Vai collega. Venga, venga. Camminare anche da solo. Perfetto. Ok. Caricatelo. Eccoci qua. Venga, venga, carichi. Venga qua. Oddio, oddio, oddio. Piano, oddio. Piano. Attenzione, attenzione. Sente male. Allora passiamo dall'ospedale magari al meglio. Passiamo prima dall'ospedale. Grazie. Passiamo prima dall'ospedale, sì, sì, si sente male. Ah. Si sente male? Ok. Sì. Salga. Ok, un attimo. Vedi un po' se c'ha, se c'ha fa salire con la gamba chi fa male. Dobbiamo portarlo al pronto soccorso però, che si è fatto male alla gamba. Collega, dobbiamo passare dall'ospedale perché si è fatto male il detenuto. Vabbè, andiamo all'ospedale. Sì. Penitenziario in frequenza. Ah, vuoi portare tu, collega? Vai, va ritorno, beh. Porti tu. Indy. Dobbiamo spostarci in interforza, no? Ho capito. No, sono uno di noi, già... Perfetto, perfetto, ok. Ok, quindi Indy, destinazione pronto soccorso. Ok. Aspetta, aspetta, accendere. Ah no, io ho messo solo i lampeggiai fissi. Dimmi. Dimmi. No, salutavo il collega lì alla... Ah, ok. Ciao, Giova. Perfetto. Aspettiamo dietro. Ok, ricevuto, Indy. Oh, guarda che ho visto un gatto morto a fianco all'asfalto. Vero? No, non l'ho visto. Sì. Spalletti, Spalletti. Se può. Non posso. Grazie Fede, grazie mille caro, grazie mille Fede. Grazie mille Fede carissimo. Guarda, domani mi arrivano tutte le scrittine e vi metto qua, come avevo promesso. Solo che non mi bastano le lettere. Andiamo a note 120. Ok, ricevuto. Ricevuto. Collega, vada a non superare ai 120. Attaccato un attimo i bitonali che sì, sì, sì. Tranquillo. Ok, allora ragazzi, adesso portiamo
il detenuto un attimo all'ospedale. De zia Antonella. Portiamo un attimo il detenuto all'ospedale. Marco, dimmi. Saluta zia Antonella. Oh, zia Antonella, mi mancava zia Antonella. Sì, sì. Allora, stiamo portando il detenuto al pronto soccorso, signori, sì, e poi lo portiamo al comune. Si è sentito male e poi lo portiamo al comune, sì. Bravo Mattia, è un po' più fresco stasera. Indi da Charlie. Avanti. Siete in collegamento con la PS? Ricevuto, allora ci fermiamo all'ospedale e poi passiamo al tribunale. Quindi allora, una volta arrivati all'ospedale noi faremo sicurezza esterna, quindi magari entrate voi, vi fate fare il check-in e noi rimaniamo fuori, ok? Ciao Samuele. Ciao, ma questa. Ok, ricevuto. Vai Indy, passa avanti. No, è che ho avuto un problemino di mani. Tutto a posto. Oh mio Dio, cascano sportelli. No, adesso no. Ok, mettiamoci là, dai. È incredibile. Ho avuto un problemino. Aspetti a scendere. Certo. Collega. Ma gli metto la paletta, va. Oh, grazie Fede, carissimo, grazie Fede. Ti ripeto, il tuo nome verrà scritto lì nella lavagnetta. Sto aspettando, domani dovrebbero arrivare le letterine. Lizzeri, sono fermo, Lizzeri, incredibile, eh. Ok, vediamo la procedura di stanno trasportando il tutto all'ospedale. Vieni a prendere l'ospedale. Quindi da Charlie. Vieni all'ospedale prima però. Quindi da Charlie. Tutto bene? Signori, gentilmente, allontaniamoci. No, non si può entrare. Oh madonna, io non t'ho toccato. Vai tranquillo. Problema di città. Comunque dovete allontanarvi, gentilmente. Nessuno entra, nessuno esce, ragazzi. Posto, detenuto si sta portando dentro, eh. Ricevuto. Ok, da qua vediamo il detenuto che viene portato dentro all'ospedale. Poi appena fatto andiamo al comune. Carissimo, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Lei? Bene? Sì, dai. Avanti. Parte un po' sta pioggia che mi sì. Batte nella visiera. Mi sto bagnando tutto. Collega? Dimmi qual è. Posso, ti tremo dove è dentro? Bene, bene, dai. Perfetto. Ok, soggetto in terapia intensiva. Ok, ricevuto. Quindi quando hai notizie magari sul fatto che si sia ripreso, magari fammi sapere che ripartiamo. Signori? Salve. Tutto ok, vabbè. Come mai avete chiuso? Come scusi? Come mai avete chiuso, dico? C'è una traduzione di un detenuto al momento. Traduzione di un detenuto, alta sicurezza. Se volete resto qui anch'io. Come vuole, collega?
se vuole, ma se, come vuole certo, lei. Certo, un piacere, arrivo. Grazie. Va benissimo. Grazie Fede, carissimo Fede. Grande Fede, dopo colpetto di sirena per Fede GT, ragazzi. Grazie Johnny. Adesso aspettiamo, dobbiamo attendere. Attendiamo che il detenuto faccia la visita. Sicurezza esterna, molto importante. Io posso anche permettermi di stare con la paletta perché ho due colleghi col PM12. Quindi non copano. Madonna collega, veramente tutto male. C'ho sta pioggia che ormai il vestito. Almeno c'ho il cappello. Come sta andando? Sento anche quasi freddo, guarda. Addirittura con la giacca. Perché sono tutto bagnato. Ah, tutto bagnato, capito. Comunque la situazione in città oggi è troppo tranquilla. Mica tanto. Cosa è successo? Non so cosa è successo. Collega a posto. Hanno chiamato i taxi. Gli uomini sospetti hanno chiamato me. Dai, ricevuto. Sono venuto da solo? No, ero in compagnia di un carabiniere perché c'era stata una rapina ed erano troppi. Sono andato a prendere il carabiniere ed era arrivata questa chiamata. Siamo andati e praticamente abbiamo visto, sentito delle voci, una macchina parcheggiata, un X6. E niente, poi sono usciti sparando. Madonna, ma c'è stato qualche ferito? Io il collega carabiniere, ci hanno sparato. Ok collega, aspetta che ripartiamo, Siete in radio? Ok, ricevuto. Sì, siamo nella 2. Ok, arrivo anch'io nella 2. Perfetto. C'è anche la finanza che già supporto, chiudo. Sì, sì. Finanzione comune. Indie. Vai, Indy, ci stiamo dietro. Ok, ricevuto. Oi Davide, è rotto lampeggiante. Allora. Collega, tutto ok? Tutto ok, collega, te? Tutto bene? Tutto a posto, sei bagnato. Si era un po' innervosito il detenuto, eh. Vero? Sì, sono arrivato io, l'ho fatto calmare. Cosa diceva? Niente, non voleva collaborare col medico. Ah. Importante che sia andato tutto per il meglio. Sì, tutto a posto. Però è un po' nervoso, eh. Ricevuto. Buonasera. Posso scendere, collega? Vai, sì, metto le quattro frecce. Apro. Quando vuoi, fa lo scaricare. Collega? Ce la fa a scendere, signore? Collega, riesce... Ah. Sì. Collega, riesce a fare una cinturazione del comune? Caso? Vado per imo, intendo. Sì. Ok, va. Grazie. La pattuglia della finanza fa la... Ce la fa? Ok, collega. E potete aiutarmi, per favore? Collega Epri, ce la fai farlo uscire? Non ce la fate uscire? Si chiude ogni tanto, si blocca il gabbiotto con la chiave. Si blocca, quindi... sì. Beh, proviamoci un attimo. Il LED si è spaccato tutto. Ogni tanto si inceppa sto gabbiotto. No, io non riesco a scendere, sono Sì, un attimo. È il gabbiotto che non funziona. Se no utilizziamo un modo alternativo. Niente, non fa scendere. Che numero di scarpe porta lei, preziosi? Il numero 63. Madonna, che piedone. Che piedone, oh. Piedons.
Eccolo ok, qua. Perfetto. Ok, perfetto. Ok, forza, yeah. Ci segniamo dentro, Andiamo, andiamo, dai, segui i colleghi. Andiamo. Vado avanti, ok. Il manganello non serve, ragazzi. Affermativo. Portiamo al comune col soggetto. Il PM è dentro, ispettore? Penso di sì, dovrebbe stare dentro. Sì, sì. Il PM è dentro. Ora voi magari portatelo in nell'ufficio e io e l'assistente siamo fuori, vi aspettiamo. Va bene. Sì. C'è il signor Jimenez, c'è che guardia del sindaco. Qualcuno me lo può confermare cortesemente? È chiusa. È chiusa la porta. Aspetti qui, mentre, eh. Mentre voi attendete il PM, io e l'assistente andiamo, facciamo sicurezza esterna. Siamo qua, collega. Andiamo più avanti. Tanto li aprono da, da dentro. Ah, ok, li aprono da dentro, ok, ok. Grazie, la roba. Che la guardia giurata, chi era questi? Oh, c'è anche altre macchine là, ce l'hai visto, collega? Io ho visto, ho visto. C'è un Audi. Salve. 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 Salve, salve. Stiamo facendo una traduzione di un detenuto. Che succede? Avevano udienza in tribunale. Adesso noi attendiamo qua fuori. Salve. Ispettore, dov'è? Sì, sono io. Ispettore, c'è sta uno della del gruppo della sicurezza del sindaco che vuole entrare. Lo lascio fuori, No, no, non entro, non entro. Non lei, non lei, quello con l'Audi. Quello con l'Audi che sarebbe? Ha detto che fa parte della scorta del sindaco. Ma si può verificare questo? Sta pregando col sindaco al momento. Io non faccio entrare nessuno comunque. Perfetto, finché non verifichiamo una cosa no. Certamente. Altrimenti ci serve perché ci deve aprire la porta. Come scusi? Dico, altrimenti se è magari ci apre la porta lui. Mm-hmm. Se ci può aprire la porta, va bene? Agente? Sì? Ah no, non sono io. Avanti. È sicuro che l'appuntamento è stasera? Affermativa, adesso vengono a aprire. C'era il signore che diceva che era guardia del sindaco e mi avete ordinato. Ragazzi, facciamo un cordone, non tutti sbagliati. È stato verificato? Serve una mano? Non mi ha detto niente nessuno. Posso perquisirla? Perché ho detto in radio. Signore, lei fa parte del comune. Lei fa parte del... Beh, al momento c'è una traduzione in corso di un detenuto. Va bene. Noi dobbiamo assicurarci che non entrano armi né nulla, capito? Ma io ce l'ho l'arma, signore, sono col porto d'armi e tutto. Se vuole la metto in macchina. Sì. Se mi fa questa cortesia. Signore, lei ci può aprire la porta principale? Sì, collega, aspetto, può aprire lui. Posso aprire io la porta, signore. Ok, perfetto, allora... Può passare, dai. Faccio depositare le armi sue qua all'interno del veicolo, così da accertarci che stanno arrivando a aprire le porte, colleghi. Però scusatemi, non possiamo fare un controllo su database o cosa per vedere se è veramente una guardia del sindaco? Così lo facciamo. Signore, si è dato nome e cognome. Così controllate voi. Okay. C'è un tesserino o qualcosa? Guardate, no, io vado lì e vi apro le porte se volete, sono l'unico che può farlo. Va bene. Seguite, per favore, venite. Perfetto. Che date un'occhiata qui sul perimetro. La lascio qui la macchina, siete sicuri? Va bene. Ispettore. Mi dica. Le guardie giurate le lasciamo oppure no? Ma sì, dai, non... Cioè, creiamo problema, andiamo via, però questa è zona nostra di competenza. Per il dispiegamento di forze, no? Cerchiamo di non dare un po' troppo nell'occhio, ma forse l'abbiamo già fatto. Se abbiamo chiuso le strade, scusate, ormai sì, abbiamo dato nell'occhio, sì. Va bene, ok, va bene, restate con noi all'esterno. Stiamo arrivando, restate qui anche voi. Ok, perfetto. Bene.
Io torno dall'altra parte, eh. Sì, sì, anch'io vado di Laura. Ti mando qualcuno qui che sta con te, va bene? Ma rimango io un po' col finanziario. Ok, resta lei. Se posso chiamare... Indy, sta aprendo la porta la guardia. Ciao Simone. Si è rotto la lampeggianda. Aspettiamo in macchina. Oi Vixo, scusami se non ti cago. Sta entrando al PM. Ricevuto, io sono qua ai mezzi, eh. Dove sta per la cinturazione? Segui bene, come sta? Quindi appena finisce me lo fai sapere poi. Bene, ricevuto. Ok, adesso ragazzi... Io rimango fuori dalla porta del comune, non so mai se hanno bisogno di assistenza. Vieni ai mezzi. Entra, no ragazzi, non possiamo entrare, noi dobbiamo dare assistenza fuori, lì ci sono anche gli altri colleghi, c'è l'assistente e il commissario, più che stanno andando al pubblico ministero, al PM, perché doveva andare lì. Parlare col pubblico ministero questo detenuto, quindi l'abbiamo portato al pronto soccorso perché si era fatto male, l'hanno curato, ha fatto un po' di resistenza, un po' si è innervosito, però ci abbiamo pensato noi comunque a farlo calmare, adesso l'abbiamo portato qui. Vedete, siamo un po' circondati, stiamo controllando un po' tutto il perimetro, la zona circostante. Ok, ricevuto, noi vi aspettiamo qua in... Ok. Ma con lei ha smesso di piovere, porca miseria, meno male. Sì, infatti sono uscito perché guarda. Sono uscito. Sono bagnato, guarda. Lei c'ho la divisa che si può buttare. Ma? Oh, ma? Ma chi cos'è questi? Questa cosa? Ma cos'è sta roba? Ma che cos'è, oh? Ok, arrivati in progetto, ma... ci muoviamo. Ma cos'è che non si vede, tipo? Minuto la partenza. Mi sa che era un non pensante. Sì, sì, ah, ecco. Ci avevo fatto caso. Sì, perché mica mi sono un attimo spaventato. Però ho detto questi mo, vista che fanno. Sì, sì, era un non pensante apposta. Quell'Audi? Sì, a posto, sì, è della sicurezza interna del comune. Ah, a posto. Sì, sì. Perfetto. Ti giuro che se mi toccano la macchina, sti qui trivendo, eh. Sono un'altra volta qua. Ok, ricevuto, noi siamo un attimo. Però mi inizia a preoccupare. Vedete una situazione che non si piace, un attimo qui fuori, quindi attendete un attimo. Ciao. Succede? Ciao mamma. C'è una macchina sospetta che continua a girare. No, è un non pensante, tranquillo. Ah, ok, fa allarme, collega. Sì, è un non pensante. Okay. Ok ragazzi, allora, il detenuto è dentro con l'altra scorta, noi siamo qua a controllare i mezzi e il perimetro esterno ovviamente, e niente, attendiamo che finisca e poi torniamo su. Ma mi sa che stanno per uscire comunque. Ah, sono già finito? Sì. Ok, dottor Valere, noi vi aspettiamo, quindi. Andiamo. Ok ragazzi, aspettiamo che esce il detenuto, poi lo porteremo un'altra volta al carcere e niente, perché doveva parlare col pubblico ministero, quindi siamo arrivati qua, poi purtroppo c'è stato quel problema che si è fatto male, è stato portato anche al pronto soccorso, quindi adesso dobbiamo portarlo lì, questa scorta, guarda, diciamo così. Esatto. Ma è una cosa, la polizia c'ha un punto più delle chiavi. Ciao PG.
Ok, okay, un attimo. Grazie Frajob. Dopo la traduzione, se ci avanza tempo, ci facciamo un servizio di polizia stradale con la penitenziaria. Ci scambiamo, facciamo doppia pattuglia col Fremont. E andiamo in ausilio all'altra FDO. Grazie astronauta. Comunque la collaborazione è alla base di tutto. Poliziotto. Collaborazione alla base di tutto, come vedete ci dà una mano la polizia, la finanza. I cani antidroga, tutti quanti. E poi c'è pazzo che non ci dà una mano. Vai, ti do una manganellata se vuoi, guarda. No, oh, la manganellata. No. Madonna, madonna. Basta. Ma guarda, Grazie Fede, colpettino di sirena. Non mi pare male. Colpettino di sirena. Grazie Fede, grazie mille caro. No, non mi fare male col manganello. Madonna. No, no, vai. Ok, stanno uscendo. Ok, ricevuto. Ok, smetta lì. E non sale su. Ma quello è che è un po' minaccioso col manganello. Voglio. Ho paura io. Facciamo una cosa, va, ma la vecchia maniera. Ci provo io? Vedi, no, vedi un po'. Deve prendere. Deve essere smanettato, sai da solo, va, vieni avanti. Ah, ok. Vai, vai. Sì, dai, almeno facciamo. Allora, un attimo, preziosi. Faccio salire a me. Basta, prova a salire, signor Preziosi. Dal lato del furgone. Dal lato. Provi ora. Okay, perfetto. Furgone pronto. Quindi torniamo a Rebibbia. Ok, Indy. Andiamo avanti noi, Indy. Vai. Avvisate la PS. Vai, qual è? T'ho messo il punto. Perfetto. Vai. Vai, segui la cosa. Quella riesce a spalettare? No, però. No, collega. Okay. No, perché non ce l'ho. Mi sono scordato di prenderla al magazzino, alla centrale, no, l'ho presa. Ah. Indy, passa avanti. Vai. Ok ragazzi, stiamo riportando al carcere. Niente. Campeggianti non vogliono andare. No. Ci sono bloccati. Non fa niente. Mescola. L'abbiamo, ma sei un attimo impallato. Si sballerà. Dietro abbiamo anche la vigilanza che ci segue. Sì. Madonna, mi blecca, madonna! Chi ha fatto l'ammazzo? Guardalo. Siamo un po' di visuale in prima persona. Ma che bella la divisa. Ma cosa vuoi tu? Madonna! Ma che bella. Ma cosa ha messo? Sorry, ho schiacciato io... Qua volevo mettere un po' di radio One Nation One Station. Ma tu sei proprio il manganello. Ha premuto. Per Fede GT, attenzione. Adesso un po' di cruise control.
Brava, metti il cruise control, vai, mo ci andiamo a schiantare, eh? Ma cosa? Se guido io no? Ma se... ma cosa? Aspetta. Le strisce girate non le usano, Davide, in Italia. Eh no, in Italia no, ragazzi, sono in America. Quando portiamo noi in cielo, portate voi. Portiamo noi. Indy, poi usciamo in polizia stradale. Che bella la Giulietta, però, fatta bene. Bella macchina, sì, bella, se mi è piaciuta. Madonna! 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 Vabbè, stacco il bidone, sì, non serve, mo. Ciao Angelica, buonanotte. Andate a girare. Non lo so, c'è qui Guido, non lo so. Vabbè, vabbè, tanto indico, noi avanti, no. Non, cioè, non entrerà, quindi. Ciao Pasquale, grande Pasquale! Fa saluta Pasquale, 5 secondi. Cioè, sei proprio una brutta cattiva persona. Ma... fermo, fermo, fermo. Uè, guaglione, che fermati. Uè, 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 che ma fa? Facciamo il film. Ma com'è che è acceso? Dobbiamo scortarvi anche noi per sicurezza. Amo il furbangello. Interrogativo, non ho capito, dove sei? La famiglia. La sua famiglia, la faccio vedere come la vede. Tutto a posto qua? Isolamento un mese, bene, sì, bene. A posto. Sì, vi aspetto qua. Se ne andà. No. È perché appunto in caso teniamo ed arresto le guardie giurate, ma la portiamo dentro. Ma la portiamo dentro. Svolge diverse mansioni. Lo so. Ok, siamo dentro. Ok, noi siamo dietro di voi. Ci va il furbetto, capito? Voleva scappare, E dopo gli facciamo il rapporto. Dopo gli facciamo rapporto al... Va bene. Venga, signor Preziosi, venga. Sono bloccato dentro, cioè avete il gabbiotto rotto. Se fai il solito trucchetto, facciamo prima. Questo furgone non c'ha problemi. Dobbiamo farcelo rinnovare sto furgone. Esatto, ci vuole un furgone nuovo. Caso non ve li dai soldi. Ma lei faccia silenzio, io non lo so, si intromette. Cioè, affermativo, potete. Bene. Grazie colleghi. Grazie. Arrivederci. Andiamo. Ma dentro sei qua. Questo qua è in deposito. Come sa? Dimmi. Ce la facciamo una... un'uscita, sì, un'uscita con i Fremont. Okay. Sempre Indy e Charlie, eh? Sì, sì. Magari... facciamo cambio però di equipaggio. Posso consigliare, rispettare. Quindi, come? Per me è uguale come vuole voi. No, portati il pazzo, te non ce lo voglio. Aspetta che vado a portare dentro del... Lega! Sì, infatti, vai. Venga collega. Noi nel frattempo facciamo qua. Ah, è qua, ok, gli togliamo le manette da qua, sì. Chiudi la porta. Sì. Vai. Ma si fermi. Lei beccherà un bel rapporto disciplinare, quello ha fatto. Non ho fatto niente. Ma ha fatto pure dentro l'ospedale. Un po' nervoso, non voleva collaborare. Ah, ecco, questa cosa. L'ospedale non ricordo niente. Non lo sapevo il signore. Vabbè, intanto rientriamo in sezione. Poi ti faremo il rapporto disciplinare. Ho
Ok, venga, venga, mi segua. Vai, vai, collega, vai. Ok, mi segua. Venga, venga. La penitenziaria, Leo. Prego, prego, entri. Mi sono fatto male in questa cella prima. Mi dispiace. Si è fatto male. Ok, ho chiuso. Com'è che si è fatto male, lei? Quando mi avete tirato fuori. No, non credo proprio. Ma è uscito lei con le sue gambe, eh? È uscito con le sue gambe. No. Cioè, è strano, eh? Ci sono le videocamere, poi, comunque, qua. Eh certo, poi vediamo. Ma io ero sul letto che dormivo prima. Vabbè. Ok, allora... colleghi, voi potete uscire, arrivo subito. Ok. Facciamo io, okay. Io l'assistente? Sì, sì, e sì. E poi sì. Lei è il commissario, ok. Uscite, sì, uscite, ci vediamo lì al parcheggio. Sì, sì, sì. Ok. Allora, signor Preziosi, la strada la conosce. Dove devo andare? Per l'uscita, lei è libero. Venga con me. Grazie. Ok. Dove desidera andare? Ma non so, sicuramente a mangiare qualcosa di buono. La porto nel garage, va bene? Mangiare qualcosa nel garage. No, perché cioè, giustamente adesso il signore, sennò qua sta tutta la sera qua che è chiuso. Aspetta, e ci ha aiutato a fare. Eh? Possiamo portare il garage più vicino che fa dietro, a 100 metri da qua. Sì, la portiamo col Fremont, perfetto. Va bene, perfetto. Bene, bene. Ok, allora, dobbiamo ringraziare il mio amico qua che ci ha fatto la funzione del detenuto, però non è che lo posso lasciare in cella tutto il tempo, quindi finita, diciamo, l'azione, adesso lo riportiamo, che non era un vero detenuto, ma ci ha aiutato a fare la... Madonna, mi ha chiuso la porta. No, ma lei collega doveva fare. Ma lei doveva vedere che maga! Che ha fatto? Si è tolta la divisa e ha messo una cosa, non lo so, peggio di un secondo e nove proprio. Collega è veloce. Ho notato. È abituata al marito. Queste sono battutine, eh. Battutine del B. Il marito lo chiamavano Flash. Sì. La Flash Gordon. comunque allora. Le donne sono sempre le ultime, assurdo. Madonna, veramente, sempre aspettarle. No, aspetta, adesso mettiamoci in riga e la guardiamo tutti così. Sì, sì, sì. Vai, vai, vai. Appena arrivi, richiediamo il panino. Vai. Perché sei storto, Berto? Non lo so. Qui ci vuole andare addizzato col manganello, te lo dico io. Vabbè, quello è storto, lui, quello è storto. Ma sei storto? Tu sei storto. L'altro collega è proprio lontano. Poi c'è quell'altro che è in mezzo che non c'entra neanche niente. Ma... Il Nino? Si è girato. È tutta la pianta. Sì, sì. Cosa mi avevi chiesto, no, Fantasia? Che ispezione? Era una farsa? No, dovevo ricreare la situazione per farvi vedere una scorta di una traduzione, insomma. Quindi in realtà... Un attimo, sto spiegando una cosa in mondovisione. No, ogni tanto allora. lui cade laggiù. Marco, praticamente ti spiego, dovevamo portare la penitenziaria... Dato che la penitenziaria, diciamo che nel server attualmente è stata un attimo sospesa, io per poterla riportare mi sono dovuto ricreare un'azione semplicissima, quindi in realtà questa scorta e niente, per portarvela.
Adesso usciamo con i Fremont, quindi servizio forestale stradale, e andiamo in ausilio alle altre forze di polizia. Dai, Cree, non te la prendere, dai, su. Ti voglio bene, Cree. Sembrava reale, certo, no, ma perché comunque... cioè, allora, ti spiego. Quello che poi succede, succede lì, succede comunque nella realtà. È ovvio che io ho detto al ragazzo, guarda, fammi sto piacere e fai la parte del detenuto. Italy Full RP. Fai la parte del detenuto. Quindi lui ha fatto la parte del detenuto, poi il resto l'abbiamo organizzato noi. Capito? Cioè, di organizzato c'è solo il fatto che lui faccia la parte del detenuto. Per il resto poi è... come è venuto, capito? Sound resumed. Eccoci qua, eccoci qua. Eccoci qua. Perfetto, eccoci qua. Ed eccoci qui. Allora, come vogliamo fare? A me mi hanno assegnato a te, mi hanno detto. Ah, io con te? Va bene. Va bene. Andiamo. Allora, lo manganello dopo. Se vuoi manganello adesso, dopo. Dopo. Infatti, diciamo che il detenuto potrebbe fare poop, però se vuole. Eh no, bisogna portare al garage vicino. Sì. Come sa, devo guidare io, lei è commissario. Sono sempre abituato male io. Lei è abituato troppo bene. Non lo so, sì, Charlie. Venga, preziosi, venga. Siamo indie noi? Sì, siamo indie. Siamo indie perché okay. Ci sei tu che sei commissario. Va bene. E loro sono Charlie. Quindi dovevi stare portando, non ho capito. Ce l'hai una macchina, preziosi? No, non ho niente. Non hai una macchina? Charlie, mi fai il garage? No, non ce l'ho. Cosa volevi fare? Dove vuoi essere portato? Vorrei mangiare qualcosa di buono, oltre al pane e acqua. Pure a McDonald's bisogna portarlo. Vabbè, lo portiamo con noi, dai. Entro me. gli facciamo vedere un servizio di... di ronda. Di ronda, dai, vieni con noi, Fabio. Prezioso. Noi andiamo alla Tilde, invece. Charlie da Indy. Magari che lo comunicare io, Bravo, comunica che viene con noi. Ok, noi abbiamo un intruso a bordo. Bravo, metti a freccia. Andiamo. No, la prossima a sinistra, non questa. Avete capito proprio tutto. Non è colpa mia se la sinistra. Sinistra, 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 sei su a nord. Ah, ma dove dobbiamo andare? Noi andiamo alla Dina. A fa? Controlli, no? Ma andiamo insieme a loro? Andiamo insieme? Certo. Ah, buono. Allora facciamo un giro dell'autostrada da sud, va? Scusate, ma a me non potete lasciarmi a un bar? Al bar? Se vuole la lascio al bar. Se non vi scomoda, le sarei grato. Allora la lascio al bar quello in piazza. Sì, va bene, grazie. Okay. C'ha la sua amichetta? Allora, preziosi, c'è la sua amichetta? No, 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 amiche, è troppo tempo che sono piatta buia. Comunque sono belli i Fremont, ragazzi. Sono veramente belli i Fremont. Non è Alvaro, Cree, non è Alvaro. Credo che Alvaro e il PC non vadano molto d'accordo. I lampeggianti per te, Maurizio, ma certo, caro. Non si spostano. Sono rotti lampeggianti. Si sono rotti, niente. Domani live, certo, Matteo, caro. Poi lei che fa dal bar, signor Prezioso? Ma credo di rimanere un po' là
cioè, però un concessionario, una usata da acquistare anche per muovermi in città, che sono a piedi. Se vuole la lascio al concessionario. No, andrei volentieri prima per qualcosa. Ok, ok. Tanto... Charlie, ci fermiamo un attimo al bar, lasciamo il signor Preziosi. Ah, non sapevo che facciamo servizio taxi. Dai, stia zitto. Senta, le vado dietro con forza. La manganellite, le ricordo. Così posso ubriacarmi, tanto non ho una macchina. È vero. Sì, Madonna. Tra me e lui, sì. Scusate, ha letto? Chi è che è la femmina? Chi è che è il maschio? Ma lei i limiti non li rispetta. Ma che dichiarazioni, scusa? Io sono perfettamente in regola con la legge. Ma non mi pare. Ah, dai, vai, dai, vai. Servizio taxi finito da qua. Signore, io la ringrazio. No, grazie a voi. Per aver fatto il detenuto per un giorno, grazie mille. È stato bello finché è durato. C'era una volta un giorno in pretura, cioè un facciamo giorno un giorno in penitenziario. No, in pretura, perché poi l'abbiamo portato in tribunale, quindi alla fine ci sta. Sicuramente mi rivedete presto. Che culo. Però per davvero di là. Di sicuro. Va bene, qualsiasi cosa, Preziosi, non esiste in contatto. Buona giornata, buona serata. Buona giornata, buona serata. Rispettate i limiti. Tranquillo, c'è una tanta città, no? Lei non ubriachi, eh? Andiamo, va. Andiamo, va. Andiamo a vedere quegli altri due dove sono. Ah, non lo so, sono in centro. Bravo, metti sempre la freccia. Andiamo la freccia. Lo zainetto. Vai, comunica che iniziamo il pattugliamento. Indirizzo pattugliamento. È verde? Scusami. Iniziamo il pattugliamento. Ricevuto. Noi ci siamo. Cosa sta facendo? Cosa? Non ho capito. Chi è che l'ha fatto? Sto comunicando io e la collega. Vabbè. Che è successo? Il tuo amico ha fatto puff. No. Sì. Oh, ha parcheggiato bene. Ha parcheggiato e poi ha fatto puff. Ottimo. No, non sono vabbè. Io, vedi? No, oddio, t'ho visto che prendevi un... Cosa? Lascia perdere. Visto che prendevi un cestino dei immondizia. No, non ho preso niente. Vedi che stavolta non ho fatto puff io. Strano, la prima volta in 2 mesi. Comunque a me piace troppo sta doppia pattuglia della penitenziaria così. Mi piace veramente tanto. È troppo bella. È troppo seria poi, due SUV scuri. Due SUV scuri così sono troppo belli, ragazzi. Troppo belli. Poi sono unici in città. Dobbiamo farla più spesso sto fatto. Ma io vorrei tornare in penitenziaria però. Ma magari quando un giorno magari la riaprano. Mi hanno già offerto un posto. La vediamo difficile. Perché? No, a me mi hanno già offerto il posto di dirigente. A posto siamo. Vabbè, scusatemi, non riesco a sopportare queste deformazioni professionali, scusate. Sono deformazioni professionali queste. A posto siamo. Siamo a posto, Silvio. No, no, perché vedo lui che a breve diventa vicequestore, poi dirigente penitenziario, che cavolo. Madonna, che palle, sta sempre a capo di qualcosa. Hai visto? Noi invece curicolo. Sempre comuni mortali, mamma mia. Infatti. Non contiamo mai niente. Ricordi sempre che siete la spina dorsale voi. Speriamo. La sei spina ancora... nel fianco sono io, altro sì, che ma dorsale. Ma sei ancora Mondovisione? Sì, sì. Posso salutare Mondovisione? Certo. Ciao Mondovisione. Con quale voglio lo stai dicendo? Ciao a tutti.
Lo sai che sono un orso. Americani ci sono. E bro! E bro? Hai fatto 1, 2, 3, 4? Fatto 1, 2, 3, 4. Grazie, sì. Leo. Bacione. Ah? Oh, Fede! Fede, madonna, Fede. Ragazzi, devo mettere qua la scritta di Fede. Anche di Alex, eh. Madonna, Fede, un colpo di... colpetto di sirena, per favore, grazie. Collega, di formazione professionale. Mi devo andare a rimettere a rivisa. Grazie, oh, per Fede. Faccio io, va, per GT. Favore, che questa deformazione professionale. No, ma Nicola, no. Scott. No, no, no. Sia fermo lei. Sia fermo lei, eh. Deformazione professionale. La Charlie si posto di nuovo in penitenziario per cambio di cantiere del collega. Noi che facciamo? Dobbiamo cambiarci i vestiti, se no un macello. Oddio, stavo prendendo il palo. Dai, tiriamo posto mezzo, sì. Che dici? Lo tiriamo un po'? Vai, vai. Dai, ah. Non vorrei più gente. Luce fisse. Vabbè. Sono così. Oddio, quello che ci fa? È il gioco che abbiamo appena scaricato. Ma no, non è lui. Sì, sì, è lui, guardalo. È preziosi. La posta, preziosi. Signore? Salve. Uomini di poche parole. Quanto... salve. Quanto tempo? Mi sente? La sento bene. Che... conosce questi signori, signor Preziosi? No, mi sono fermato perché manca poco, mi arrotano. Ah, ok, perfetto. Come guida la collegola, ragazzi? Vediamola come guida. Buonasera. Andiamo noi, eh? Andiamo. Ok. E si vede, signor Preziosi, c'ha una relazione con quella signora. Definirla signora è un... non lo so, non lo so. E tiriamo un po'? Vai, tirala, tirala. Sì, Massimiliano, esattamente. Collegolo? Sì. Ci facciamo un Papa Charlie. Oddio, o chi è? Ah, colleghi. Sì. Non è che mi date mica un passaggio in questura. Vai, vai, sali, vai. Grazie. Ma che è successo? Ho aperto gli occhi qui. Non dovrei essere qui. Ah, ok. Mi mancava il Fremont alla penitenziaria. È bellissimo. Bellissimo. Stupendo. Va bene, ragazzi, grazie mille. Ciao, collega. Buon lavoro. Ciao. Comunico allora a Charlie. Fare un Papa Charlie. Comunica dopo. Un Papa Charlie al garage. E non possiamo in città, ricordatelo. Bisogna solo stare in autostrada. Vabbè, ma comunque è vicino, dai. O ci mettiamo l'ingresso là sotto. Così, siamo a posto. Sì, no, ma guarda, se noi ci mettiamo qua, c'è comunque vicino l'ingresso. Buono. Ascolta, Charlie, ci facciamo un po' per Charlie. A centrale. Abbiamo potete, convergete. Papa Charlie a centrale, convergete, appena possibile. PM12 ce l'hai sotto al sedile? No. Aia. Guardo.
Bene, allora io spaletto e tu. Ehi, arrosto chi? A posto. Gabix 2 la rock. Converge. Oh, vedi quello? È passato col rosso, eh? Sì, comunica alla polizia che c'è uno che va a fare velocità. Intanto andiamo a vedere noi. Sali un po'. Vai. Aspetta, aspetta. Probabilmente abbiamo visto una macchina di colorazione blu che sprecciava e andava in pontina direzione sud. Se l'ha incontrata per caso il papà Charlie. Ah beh, può accostare gentilmente? Ricevuto Indy. Mi sente? Ok, proviamo a prenderla, però non so se ci riusciamo. Ok, andiamo a vedere, eh. Venga al veicolo, per favore. Vai tu. Buongiorno, cortesemente. Buonasera. Mi mostri un documento e mani sul volante dopo che un altro documento. Comunque, una macchina di colore blu. Certo, dove vuole che le metta? La marca e il modello, perché non lo so, l'ho vista proprio con la cosa dell'occhio. Tengo il finestrino. Controllo un attimo. Quindi noi stiamo fermando un attimo BMW M3 scuro, eh. Ma voi cosa siete? Sorta di poliziotti? Non ho capito? Siete una sorta di poliziotti? Una sorta di poliziotti. Chi siete? Chi siamo? Eh? Coloro che le fa tanta multa. Ah! Conosce? No, purtroppo no. Adesso la conoscerà. Pulito. Stira la stradale che è dato penale. Bene, allora però la multa se la merita. No, che ho fatto? Rosso. No, ma che rosso? Era fermo al semaforo alta rosso. Alta velocità e semaforo no, rosso. No, 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 qui ci stiamo sbagliando, Qui c'è dell'ottimo abuso di potere, Sì, sì, certo, certo. 20 secondi, siamo da voi. Siamo da Papa Charlie. Sì, però può anche abbassare un po' il volume della radio che la sento da qui, No, guarda, arrivo tra 5 minuti, mi hanno fermato qua. Mi hanno fatto un posto di blocco, mi hanno fermato, vogliono farmi una multa. Comunque adesso arrivo, non ti preoccupare, ciao ciao. Ok, allora. 5 punti in meno. Sì. Ok, procedi con le multe scritte, grazie. E una miseria, manco avessi fatto un attentato. Allora, signor Violetti, allora. Con la sua patente, aspetti che se le forniamo. Allora, AKZ095 4 9. Manca l'assicurazione che gli ho dato prima. Come si chiama il signore? Antonio Violetti. Antonio Violetti. Il collega là davanti fa stretching? Sì. Ha troppe domande, Antonio Violetti, lei. Adesso la faccio passare io la voglia. Ecco lei la sua assicurazione. Ah, grazie mille. Prego. Sì, però poteva trattarla un po' meglio, ma l'ha acciaccata tutto il foglio. Salve. Allora, signor Violetti, adesso... Che ha fatto il signore? Ha 15 giorni di tempo per pagarla, se vuole avere la decurtazione dei soldi immediati. No, sì, vabbè, non c'è nessun problema. Dove posso andare a pagare? Venga. Presso le poste? Dove? Sì, sì, va benissimo, no? Anche alla posta. Basta anche nel ricevitorio Sisal. Questo è suo. Anche nel ricevitorio Sisal. Ah, ok, va bene, perfetto. Anche guardi... bonifico su internet, basta che va all'agenzia delle entrate e la paga. Guardi, la posso pagare pure io, mi dia i soldi. Ah, vabbè, se me la paga lei, agente, no, non c'è nessun problema. Era una battuta, visto che qua dicevano tutte le cose. Ah, vabbè, posso andare? Va bene, sì, arrivederci. Arrivederci a puntata. Salve. Arrivederci. Arrivederci a puntata.
L'assistente ha puntato è un attimo, eh. Eh sì, ma perché ci chiamano così, non so come mai. Andate avanti voi, va, visto che è a ruota. No, no, ma siamo a voi, no, ma voi dopo che ci seguite non va bene. Cioè, qui siete affezionati, scusa. Un manganello. Noi scendiamo verso il grado. Commetto qui da lui. Sì. Lo vedo. Vabbè, tra uno e l'altro so che sia peggio, eh. Qualcosa. Che ho sentito. Ci vediamo? Ok. Vai, vai. C'è un trasporto in corso, cos'è? Aggreghiamoci a gratis, dai. Ma sì, dai. Dai, aggregazione a gratis. Sì, sì, dai, mettiamoci pure noi, vediamo pure noi. E poi in mezzo c'è un urso a convoglio. Ce la potevano dire comunque, dai, ci poteva aiutare. Vabbè. Non nel dubbio, mettiamo già in carcere chi fa l'assalto. Ciao, ciao. Però sto morendo. Io sto morendo, eh. Spalletti, spalletti. Ma che pazzo! In tutti i sensi. Ma cosa c'è una macchina dire? Dietro al convoglio, dietro. Oddio. La fermiamo. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Dobbiamo allontanarci. Dobbiamo allontanarci, ragazzi, non è che. Possiamo. E non ci vogliono, assurdo. E non ci vogliono, assurdo. Non ci vogliono, mai metto a piangere. Divini, ragazzi, non possiamo. Sì, sì. E non ci vogliono, assurdo. Niente, vai a protestare, non dipende vai. Da me, ragazzi, ordini divini. Divini. Però c'era una macchina sospetta, comunque, che andava con loro. Va bene, penseranno loro, allora. Però voglio sapere sì, chi sono i divini. Cosa? Voglio sapere chi sono i divini, poi. Voglio lo dico in separato. Oh, ce n'è questo come BMW, lo rifermiamo? Dove vai? Va buono. Io direi che poi è arrivato anche il fine turno. Fa male la testa, con lei. Ma la testa. Allora, se vuoi tornare indietro, la prossima destra. Sì, usciamo qua. Sì. Facciamo la Tiburtina e arriviamo perfetto. Direttamente alle bimbie. Dimmi tu, è la strada. Andiamo la Tiburtina. Ok, la rampa a destra. Non questa, la dopo. Va dopo. Ah, la dopo? Ok. Madonna, che intenditore! Ora, e qua siamo all'inizio della Tiburtina. Ma sai che poche volte ci sono passato da qua? Bellissimo, guarda che belle incroci. Bello, bello. Sempre sulla sinistra e finiamo direttamente alle bibbie. Lo tiriamo un po'? Vai, vai. Tiriamolo un po', va. Ah, è a pizza di sirena, assurdo. Sinistra? Tutto sinistra. La benzina, ma tanto per arrivare al carcere ce l'abbiamo. Qualche volta l'ho fatta sta strada, sai? Ma è un po' figata questa. Sì, è veramente bella. Leo, ma tanto per arrivare al carcere ci sa, dai. Da vedere.
170 in discesa. Però un Fremont, motore diesel, motore Fiat. Ah sì. Sì, lampeggiante ci sta, ci sta. Che sta guidando dei due? Il pilota. Sì, smetti la pilota. Pilota di questo bimbero, come fai a essere più avanti di noi con la stessa identica macchina? Se no non mi chiamano pilota. Allora ora ti chiamo pilota del bimbero. Lei stia zitto, guardi, che il piffero glielo do in testa. Ma smettila! Oddio, guarda. Che tipo? Siamo arrivati. E il Bibbia è lì a sinistra. Veramente bello, cavolo. No, ma i piedi state belle. C'è un intenditore, Dimmi. Qua adesso. Io e il collega ci siamo, abbiamo deciso di colpirci contro di te. E se Chester prova a intrufolarsi, lo ammazzi. È male per voi, ve lo dico. Io sono una svizzera, sono neutrale. Bravo, tu stai tenendo neutrale. Io e il collega ci andiamo contro Bert. Povero Bert. Allora, se sei svizzero, passami un po' di cioccolato. No, ti ho i denti in testa. Te rompo anche. In che senso audio in ritardo? Si sente l'audio in ritardo? Si sente l'audio in ritardo? Non me lo dite. Uè, Peppini, apri tu cangella. Uè, uè, sto a posto. Allora è un problema suo. Senti che ride. Sì. Adesso gli chiedo il cancello in faccia, aspetta. E questo sorriso, questo maledetto sorriso. Non ha funzionato. Cazzo. Tentando a nuoce, proverbio. Vabbè, io nel frattempo chiudo il mondo visione in macchina, poi ci penso dopo allora. Vai. Ma dove... Ma cosa fa? Va bene ragazzi, allora vi ringrazio per essere stati con me fino a quest'ora. Addio, andava via tutto. Vabbè, non so cosa è successo. Comunque vabbè, dopo lo manganellerò. Comunque ragazzi, grazie mille per essere stati con noi, vi ringrazio, ci vediamo domani sera in live, spero vi sia piaciuta questa live della penitenziaria, era tanto che la dovevo portare, e niente, sono contento di avervela portata perché comunque è un tema molto particolare, quindi ci tengo sempre a portarvela, magari non tutti i giorni, però ci può stare, anche perché la penitenziaria svolge compiti un po' più specifici, quindi magari portarlo tutti i giorni sarebbe riduttivo, ecco. Ciao Leo, ciao ragazzi, vi do la buonanotte, ci becchiamo domani sera, e credo non si sia abbonato nessuno, comunque per chi si è abbonato, adesso c'è la nuova sezione sul Discord, praticamente chi ha donato e chi si è abbonato può entrare nel Discord, quindi va nella richiesta abbonati e donatori per avere il ruolo su Discord. Per gli abbonati invece c'è il gruppo Telegram mio privato insieme solamente agli abbonati, quindi dove parlerò ogni giorno con loro. Questo per gli abbonati. Ovviamente chi si abbona dovrà scrivere su Telegram che si è abbonato e anche su Discord nella sezione apposita che ha sabato. Detto questo ragazzi, io vi saluto, grazie mille, ci vediamo domani sera in live, e niente, vi do un bacione grande, il pino è duro ragazzi, quindi fate buonanotte e vi voglio